Io ho parlato per mezz'ora senza accendere la videocamera. Ciao a tutti. Oggi ci occupiamo dei miei prodotti make-up preferiti in gennaio, quindi nel mese appena trascorso. Allora, saltiamo tutto quello che riguarda il make-up viso, perché per quanto riguarda fondotinta, correttore, cipria e tutto quello che ci va dietro, non è cambiato nulla rispetto ai prodotti che ho utilizzato, che utilizzo da mesi. Vi ho fatto un Get Ready With Me dove vi mostro l'applicazione di alcuni di questi prodotti che vi linko qui sotto. Vi farò a breve un altro Get Ready With Me dove vi faccio vedere l'applicazione degli altri che utilizzo per la base. Avrei qualcosa da dirvi in merito ad alcune polveri viso, ma sto utilizzando dei prodotti da troppo poco, quindi preferisco attendere e parlarvene in altri video. Passiamo quindi subito agli occhi. Io oggi vi riciterò delle palette che in realtà vi ho citato anche alla fine dell'anno, perché sono più o meno le palette che mi sono entrate in quel periodo, ma oggi vi posso dare un parere veramente definitivo perché ho utilizzato le palette nel loro complesso. Ho utilizzato tutti i colori, ho fatto tanti look diversi, quindi come sapete io preferisco non far passare i prodotti nei miei video così e poi dimenticarmene, ma vi voglio parlare a fondo di quello che ho usato, perché se avete intenzione di fare qualche acquisto mi piace l'idea che abbiate da me almeno un parere chiaro e definito. Allora, la prima palette di cui vi parlo è questa, una palette di Juvia's Place, è la The Magic Mini by Juvia's, quindi la versione piccola della The Magic con le cialde più piccole del normale, ma sapete che Juvia's fa delle cialde così, quindi questa versione piccola è più che sufficiente. Allora, di questa palette io adesso ho usato tutti i colori più di una volta in varie combinazioni di colore. Il punto di forza che me l'ha fatta amare da subito è anche tuttora quello che credo essere il suo punto di forza più grande, cioè lo schema colori. Il fatto che ci siano due file di toni caldi e due file di toni freddi tra il blu e il verde, meravigliose. Ci sono anche dei rosati, dei dorati, c'è la possibilità veramente di fare tanti look anche miscelando i toni freddi e i toni caldi in maniera estremamente creativa. Questa è una palette che ispira proprio la mia fantasia. La qualità degli ombretti è quella di Juvia's, per cui parliamo di ombretti estremamente scriventi, pochissimo polverosi e molto sfumabili, sia gli shimmer che gli opachi. Gli shimmer sono belli, importanti, gli opachi sono meravigliosi, specialmente questi due colori e questi due colori. Questi due, forse per la tipologia di pigmento, sono quelli che vanno lavorati un po' di più affinché si sfumino bene sulla palpebra, ma si tratta di lavorarci un pochino di più, non sono ombretti difficoltosi da gestire. Questa palette, così come l'altra che ho, la Denubian 2, sono palette facilissime da usare nonostante i colori siano veramente importanti. Si fa un trucco d'effetto ma anche molto molto veloce. I colori mi piacciono tutti moltissimo. Oggi ho utilizzato una combinazione che non avevate ancora visto in video, la più semplice in realtà, con questo colore sulla palpebra mobile, nella piega un mix di questi due colori, tutto riportato sotto, mi piace tantissimo. All'angolo esterno però ho aggiunto un colore di un'altra palette, che tra tutte quelle che vedrete oggi incredibilmente è quella che vi consiglio di più. E parliamo di questa palette di Revolution Makeup che costa 4,99€, mi sembra, è la Reloaded Basic Matte. Si tratta di una palette di tutti i toni matte, più o meno freddi, più o meno caldi, più o meno neutri, chiari, scuri, c'è tutto quello che serve qui dentro. Io mai, ve lo giuro, mai avrei pensato, quando ho comprato questa palette, di riscontrare una qualità di questo tipo, del tipo che ho riscontrato. Sono colori con un'ottima scrivenza, si possono comunque costruire, andare a raggiungere l'intensità desiderata, sono molto molto facili da lavorare, molto facili da sfumare e il range colori è pazzesco, perché potete veramente andare a completare
il look di qualsiasi palette, di qualsiasi ombretto mono. È splendida. Io oggi ho usato questo marrone rossiccio a intensificare un pochino l'angolo esterno. Volutamente non volevo un trucco troppo strutturato, quindi non ho usato i colori più scuri, ma lo potrei fare tranquillamente ricavando da questo look un colore, un look più intenso, più da sera, più d'effetto. Ho usato questa palette anche da sola per fare dei contouring sulla palpebra da giorno e il risultato è stato fantastico e veramente la amo alla follia. L'ho usata tanto con la palette di Juvia's perché a questa palette secondo me mancano delle cose. Manca uno scuro che possa servire a intensificare un look caldo, un marrone scuro banalmente. E mancano dei colori da transizione per questa tipologia di colori. Quindi ho usato spesso questa fila centrale con questi marroni rosati per andare appunto con i viola, con i verdi di questa palette. Il risultato è stato eccezionale. Ma questa palette mi ha permesso di utilizzare in un modo diverso una palette che ho da tanto, da quando è uscita, che avevo sempre utilizzato più o meno nello stesso modo. E parliamo della Chocolate Gold di Too Faced. Come vi ho detto tante volte, a mio avviso, una delle caratteristiche principali che rendono meravigliosa questa palette, a parte la qualità impressionante dei colori shimmer che sono veramente metallo fuso sulla palpebra, è com'è strutturata. Questa palette, come punto di forza, è quello di avere quattro colori fondamentali matte e tutti questi shimmer. Quindi, io cosa ho sempre fatto? Ho sempre usato questo colore sotto l'arcata sopraccigliare, i marroncini nella piega, il nero a intensificare e poi uno o due colori shimmer sulla palpebra mobile. Da quando ho questa palette, ho sperimentato anche delle cose diverse, perché io ho utilizzato magari qualche colore, specialmente i più neutri, tra i più caldi e i più argentei, su tutta la palpebra mobile, con nella piega sfumato un colore in nuance di questi matte. In questo modo esce un soft smoky estremamente luminoso da giorno, rifinito da Dio con un colore matte di questo livello e ho riscoperto un utilizzo diverso anche di questa palette. A mio avviso, avere una palette come questa di Makeup Revolution nel cassetto vi può far riscoprire, ritirare fuori tante tante cose che magari avete e che sfruttate poco perché magari vi siete stufate di utilizzarle sempre nello stesso modo o perché magari non avete il colore complementare perfetto. 4,99 euro, pagate la paura e riscoprite un mondo nei vostri cassetti. È veramente una palette stupenda. L'altra palette che ho sfruttato tantissimo da quando ce l'ho, quindi da Natale, perché mi è stata regalata a Natale, è la Naked Cherry di Urban Decay, che io non avrei comprato se non me l'avessero regalata, per fortuna che me l'hanno regalata. Questa palette è straordinaria, ovviamente vi deve piacere il range di colori, è il mio range di colori preferito. Io ho gli occhi nocciola con pagliuzze verdi che da questo range di colori vengono esaltati tantissimo. Il limite. Mamma mia, facciamo così perché ho paura che mi cada. Il limite di questa palette è quello che conosciamo tutti. È una palette estremamente tematica, non si può fare una grandissima varietà di look con questi colori, però si possono comunque andare a mettere in contrasto i chiari con gli scuri, fare degli smoky, fare dei trucchi molto luminosi. Un po' di scelta c'è. E gli ombretti sono talmente buoni come qualità che hanno tutti un payoff incredibile. Sono tutti molto scriventi, si vedono sulla palpebra anche i più chiari. Non sono ombretti semplicemente complementari al resto. I matte, anche gli scuri, sono scriventi ma molto sfumabili. L'avete visto in quel video, potete andare a vedere lì. Io amo moltissimo questa palette, è veramente di qualità ottima. E se amate questo range colori, ve la consiglio assolutamente, assolutamente. Come avete visto, non è l'unica Naked che ho portato in questo video oggi perché ho utilizzato moltissimo anche questa meraviglia che è la Naked Smoky. Io in realtà
Da quando ce l'ho, cioè da quando è uscita, la utilizzo tantissimo, specie d'inverno, ma io la uso anche d'estate, perché a me lo smokey classico piace sempre moltissimo ed è uno di quei trucchi che mi fa sentire sicura. Sono certa, utilizzando questa palette, di ottenere un risultato che mi piace sui miei occhi. Questa palette non la fa più Urban Decay, io non so se ti trovi ancora sul sito di Urban Decay, su Sephora, non ho idea, ma la toglie dal mercato. Per me è un errore, perché stanno tornando i toni freddi e questa palette per me è perfetta in questo senso. Io l'ho usata in tanti modi in questi anni, anche come palette di nude. Se fossero disposti in modo diverso questi ombretti, secondo me avrebbe avuto più successo questa palette. Allora, se dopo questi satinati shimmer ci fossero stati i matte qui e gli scuri in fondo, questa sarebbe sembrata una palette di toni freddi nude, non una palette smoky. A mio avviso spaventa questa parte per chi non fa abitualmente degli smoky scuri, però ripeto, se fossero stati qui o qui, avrebbe avuto questa palette la stessa struttura della maggior parte delle palette neutre sul mercato. Io la trovo fantastica, se ce l'avete ritiratela fuori, a maggior ragione ora che stanno tornando di moda tutti questi colori. Io vi consiglio, se avete questa palette, prima di andare a comprare palette nuove, di rimetterla in utilizzo, perché è favolosa. Io queste due palette le ho utilizzate tantissimo insieme a questa meraviglia, che è una cover shot di Smashbox, che non è una vera palette, si chiama Cover Shot Bold Glitter Eye Palette e non è una vera palette, perché in realtà è un insieme di cialde, di glitter in cialda. Ho usato tantissimissimo questa palette con la Cherry, utilizzando questi colori, questo meraviglioso fucsia e questo meraviglioso viola, e con la Smoky utilizzando questo grigio ferro. Ho utilizzato anche, insieme ad altre palette, questi oro bronzo. Gli unici che non ho ancora usato sono il verde e il blu, che penso sfrutterò di più in primavera estate. La caratteristica principale di questi glitter in cialda è quella di avere una favolosa base colore. Non si tratta di glitter sbriciolosi che non hanno base colore, ma si tratta di ombretti estremamente glitterati. Sono molto ben pressati e aderiscono bene alla palpebra. Con un buon primer può essere, o con un pennello bagnato, può essere sufficiente, diciamo, come metodo per farli aderire alla palpebra. Se avete una colla da glitter o un primer da glitter, ottenete un effetto pazzesco, perché i colori escono esattamente come li vedete. Questa è una figata, scusatemi il termine, per andare a intensificare un trucco che avete magari da tutto il giorno, dovete uscire, vi piazzate uno di questi colori sulla palpebra mobile in nuance col trucco che già avete addosso, che è quello che ho fatto praticamente tutto il mese, e ottenete un look fenomenale, luminosissimo, brillante. Non avete fallout mai. Una volta che avete fatto aderire bene il glitter alla palpebra, non vi cade assolutamente niente. È una soluzione favolosa per chi non vuole avere glitter in polvere libera, per chi non vuole riempirsi i cassetti da mille cose che magari usa una volta al mese. Avete questa, ce l'avete per sempre ed è una soluzione fantastica. Con gli occhi ho terminato, passiamo alle labbra. Una super riscoperta, uno dei rossetti più belli che ho, è tanto che non ve ne parlo, ma rimane uno dei rossetti più belli che ho, è questo rossetto di Bottega Verde, della linea Matte. Questo è favoloso, l'ho anche regalato a Selene, perché sapevo che poteva essere un rossetto adatto al suo range colori, e questo è stupendo, è rosa vintage. Me l'avete visto in tantissimi video questo mese, è questo splendore, guardate il rilascio di colore e come scrive, e si tratta appunto di un rosa vintage, un nude rosato intenso. Sono rossetti con un'estrema scorrevolezza, confortevoli sulle labbra, hanno un finish matte ma estremamente vellutato, naturale, non seccano per niente. Questo rossetto lo abbino sempre
alla mia matita prediletta della vita, che è la 303 delle Clinicolor Comfort di Kiko. Per me questo è il rossetto per sempre, che può andare bene sempre in tutte le stagioni con tutti i trucchi. È fantastico. Questo abbinamento è meraviglioso. Come già sapete, sto usando tanto i gloss in questo periodo e vi devo assolutamente recitare i gloss di Astra. Quello che ho usato di più in generale, sempre, è stato questo, che è il numero 04 dei My Gloss Light and Shine. Si tratta di un rosa abbastanza classico, un rosa nude, con una buona base colore, come vedete. Contiene delle pagliuzze dorate, poche, non troppe, non troppo visibili, che però vanno a fare un effetto molto specchiato e polposo sulle labbra. Mi piace tantissimo abbinarlo alla matita, sempre di Kiko, delle Clinicolor Comfort Lip Liner, la 318, che è un rosa un pochino più pescato, più pastello, meno carne rispetto a quello che vi ho mostrato prima. Questo, diciamo, è un abbinamento che conosco, mi piace tantissimo. La qualità di questi gloss è stupenda perché non appiccicano, non fanno strato, non fanno la riga, sono molto confortevoli, facili da riapplicare. Quello che avevo comprato avevo lasciato un po' lì perché mi sembrava un po' chiaro per me e che invece ho riscoperto con piacere immenso questo mese. È lo stesso tipo di gloss, quindi il My Gloss Light and Shine, però in colorazione 02. Questo è un rosa più chiaro, dove le pagliuzze dorate sono molto molto più visibili. È un rosa pesca chiaro e le pagliuzze dorate si vedono tantissimo e vanno a fare un effetto specchiato e polposo ancora più evidente poi di fatto sulle labbra. Con cosa mi piace abbinarlo? Con una matita che anche qui ho riscoperto, ho da tanto, ma non la usavo tantissimo, invece la sto adorando. È la famosissima pastello di neve, la Cappuccino, che è il nude beigiato per eccellenza. Questa è l'abbinamento che ho sulle labbra oggi. Come vedete, il cappuccino è più scuro del gloss, ma io lo metto sempre la matita sui gloss abbastanza sfumata, la vado un po' a schiarire, quindi l'effetto poi nell'insieme è quello che vedete sulle labbra che mi fa letteralmente impazzire. Mi sembra che illumini tantissimo il viso, dona con qualsiasi tipo di trucco ed è secondo me facilmente portabile sia da ragazze giovani sia da persone che non osano molto sulle labbra ma vogliono avere un aspetto curato e luminoso, sia persone un po' mature tipo me che non vogliono andare a segnare difetti delle labbra, che vogliono dare un aspetto giovane alle labbra. Per questo i gloss sono degli alleati assoluti, sempre ben contornati e sempre gloss giusti, perché quando le labbra non hanno un contorno poco definito, cominciano ad avere le rughette verticali, il gloss è un problema, può essere un problema perché si va a insinuare nelle rughette. Ma se scegliete un color nude, che quindi non va a vedere, cioè non si vede troppo anche se non è preciso, e se utilizzate una buona matita a contenerlo, avrete un effetto sicuramente, parlo al signore della mia età, avrete sicuramente un effetto ottimo sulle vostre labbra. Per quanto riguarda le unghie, oggi non vi parlo di colori, ma di due prodotti che mi stanno aiutando tantissimo nella manicure. Una è una riscoperta ed è il top coat di Essie della linea Gel Couture, che io ho utilizzato tantissimo appena uscito, credo di averne usate due o tre boccette. Poi avevo cambiato, avevo provato altre cose, sono tornata a lui ed è stupendo. È meraviglioso questo top coat. Su di me allunga la durata. Io ho detto non ho mai avuto problemi di durata dello smalto, ma questo allunga la durata. Mi piace tantissimo l'effetto che fa perché è un effetto specchio magelle, quindi dà un po' di spessore all'unghia che a me piace veramente tanto. Mi rende l'unghia estremamente lucida, è facilissimo da applicare e si asciuga molto velocemente. Per aumentare l'asciugatura veloce delle unghie, visto che io mi faccio le unghie a mezzanotte generalmente, ho trovato queste goccine di Pupa, le Fast Dry Drops, che sono diventate in assoluto le mie preferite perché sembrano acqua.
Queste non ungono per niente. Le più unte che ho provato sono quelle di Essence, che sono fantastiche perché sono super efficaci, funzionano, ma ungono tanto. Preferivo quelle di Kiko che ungono meno, queste non ungono niente. Tant'è che potreste addirittura fare una passata di smalto, mettere queste per farlo asciugare prima e fare anche la seconda passata, perché veramente non ungono per nulla e sono fantastiche. Visto che vi ho detto tutto, vi dico anche che smalto indosso oggi perché è una novità e siccome è un'edizione limitata ve ne parlo oggi. Ho acquistato dell'edizione limitata di Kiko, quella primaverile, appena appena uscita, almeno quando sto registrando, com'è che si chiama? Material Lover Magic Nail Lacquer, solo due smalti, questo e questo, quindi questo color Aragosta che è lo 02. E questo color che mi piace tantissimo, azzurro cielo ceruleo, che è il numero 01. Sono due smalti molto pastellosi. Ce n'è un terzo in gamma che non ho preso, poi vi dico perché. Allora, sia il packaging che la formula, che la qualità è identica a quella della collezione Free Spirit, quindi della collezione primaverile dell'anno scorso. Lo so perché ne ho tre di quella collezione. A me erano piaciuti, quindi li ho comprati a cuor leggero. Questo è un colore bellissimo, si tratta di un aragosta pastello, quindi parliamo di un color corallo, ma meno bright, meno vivo di altri colori corallo. E io un colore così non ce l'avevo e trovo che mi stia bene e veramente mi piace tantissimo. Se ve lo chiedete, è diverso da quello dell'anno scorso della Free Spirit, perché anche questo ha un sottotono corallo aragosta, ma come vedete è più bright. I colori della collezione dell'anno scorso erano più estivi, più squillanti, quelli di quest'anno sono più pastello. L'azzurro non c'era un colore di questo tipo l'anno scorso, quindi è proprio nuovo. Quest'anno c'è un altro colore molto bello che è un marrone bruciato rosato, ma che è praticamente una via di mezzo tra questi due della collezione dell'anno scorso, che sono entrambi molto belli. Forse è più simile a questo che a questo, quindi ho deciso di non prenderlo perché veramente la somiglianza era abbastanza importante. Io comunque questi 5 colori che ho qui li utilizzerò tutti e 5 questo mese perché sono perfetti per questa stagione. Trovo che siano ottimi smalti. Al momento della collezione non ho comprato nulla perché non avevo molto tempo di guardarla come avrei voluto in negozio il giorno che ho preso questi. Non mi è dispiaciuta in linea di massima, ho messo le dita in qualcosa, non mi è dispiaciuta. Diciamo che ho tante cose molto simili, anche se magari la qualità è buona, non sono così attratta dall'acquisto avendo tante cose simili. Vediamo con i saldi se ci scappa qualcosa. Ma gli smalti, se vi piacciono i colori e se vi piaceva la formula di quelli dell'anno scorso, questi mi sento assolutamente di consigliarveli. Almeno questo, perché questo non l'ho ancora messo. Credo che sia simile, il colore è stupendo comunque. Io con questo ho terminato anche per questo mese. Fatemi sapere se conoscete qualcuno di questi prodotti, cosa ne pensate. Aspetto i vostri commenti come al solito. Vi mando un bacio e alla prossima se vi va. Ciao!